Una festa della Repubblica all'insegna dell'austerità, quella celebrata questa mattina a Roma sul cielo, niente frecce, tricolori, a terra, niente cavalli, meno uomini e mezzi. Risparmiati 400 mila euro, ma c'è anche chi vorrebbe annullarla del tutto e ridurre drasticamente i costi militari, oltre 5 miliardi previsti in futuro. Questo è un momento fondamentale per l'Italia che vuole uscire dalla crisi, sottolinea il Presidente Napolitano. Dopo l'apertura di ieri da parte del Premier Letta, oggi è il suo vice a tornare sul tema del presidenzialismo. Potrebbe essere arrivato il momento dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica dalla sinistra. Vedo importanti spiragli, dice Alfano, mentre Schifani avanza subito la candidatura di Berlusconi, ipotesi che spaventa il PD. Mi candido segretario se il partito deciderà di voler vincere. Matteo Renzi rompe gli indugi e scuote il PD sull'ipotesi di cambiamento, ma Fioroni lo frena, basta con punzecchiature che rischiano di danneggiare tutti. Beppe Grillo invece sul blog paragona l'Italia a un cammello debilitato che può collassare e morire. Il leader 5 Stelle che torna ad attaccare i giornalisti ripete dateci le commissioni COPASIR e Vigilanza RAI. Almeno due morti ed un migliaio di feriti negli scontri di ieri sera a Istanbul tra manifestanti laici e polizia e dimostranti che oltre alla difesa di un parco protestano anche per le misure filo-islamiche prese da Erdogan sono stati bersagliati da lacrimogeni lanciati da elicotteri e idranti. Oggi calma apparente ma resta il presidio di piazza. Migliorano lentamente le condizioni del brigadiere Gian Grande, ferito lo scorso 28 aprile nell'attentato di Palazzo Chigi e ricoverato da 20 giorni nel centro di riabilitazione di Montecatone, a pochi chilometri da Imola. Accanto a lui la figlia Martina. Lievi movimenti, piccoli riflessi ed una promessa che il carabiniere ha fatto ai familiari: Voglio tornare a correre. Da Beyoncé a Jennifer Lopez a Madonna, parata di star internazionali nel tempio inglese del rugby per dar vita al The Sound of Change, il concerto organizzato per sostenere progetti a favore delle donne di tutto il mondo. Laura Pausini, unica italiana, sul palco. E buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa edizione del Tg della Sette che si apre con in primo piano la parata per la festa della Repubblica del 2 giugno, una parata all'insegna dell'austerità. È stato infatti risparmiato anche lo spettacolo delle fece tricolori, tradizionale e caratteristico di questa festa, un risparmio quantizzato in circa 400.000 euro. Non mancano a riguardo le polemiche smersate però dal fatto che. Anche ieri eh, c'è stato un appello del presidente napolitano, ripetuto anche oggi l'Italia deve uscire dalla crisi. La parata al tempo dell'austerity, 2 giugno, festa della Repubblica, sobria, ma un omaggio alle forze armate non può mancare. L'aveva detto chiaro e per tempo il capo dello Stato. Eccola dunque la sfilata, budget decurtato di 400.000 euro. Il costo resta comunque pesante, un milione e mezzo di euro, ma più contenuto rispetto a quello dell'anno passato e addirittura meno della metà dei 4.300.000 euro del 2011. Quest'anno, a Via dei Fori Imperiali, niente frecce tricolori, l'assenza forse più vistosa, e corazzieri a piedi. Niente cavalli, infatti, né aerei o blindati. E la differenza con gli anni passati, eccola qui. In clima di recessione, al posto dei carri armati sfilano solo i mezzi della protezione civile. La guerra che siamo chiamati a combattere oggi è quella per il lavoro. Come ha ricordato il capo dello Stato, l'emergenza sono i due milioni e mezzo di giovani italiani senza occupazione, ha sottolineato il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato. Anche se c'è chi fa notare che la spesa militare annunciata per il 2013 supererebbe i 5 miliardi di euro. La festa della Repubblica, un momento fondamentale per l'Italia determinata ad uscire dalla crisi, dichiara il capo dello Stato, inizia al Vittoriano con l'omaggio del presidente napolitano al milite ignoto. Poi alle 10 la sfilata con 3.300 partecipanti tra militari e civili. Nel palco delle autorità, accanto al presidente napolitano, i presidenti della Camera e del Senato Boldrini e Grasso, insieme a gran parte del governo. I familiari dei due Marot trattenuti in India hanno detto avremmo voluto essere lì con voi. Il ministro della Difesa Mauro parlando proprio con la Torre Girone ha detto oggi siete idealmente qui. Alle 11, come da tradizione, la parata si chiude con i bersaglieri. L'anno prossimo torneranno le frecce tricolori, me l'ha promesso il presidente napolitano, assicura l'ex ministro La Russa. Intanto Claudio Fava, parlamentare di Sell, ribadisce la richiesta di abolire la sfilata, come nel settennato del presidente Scalfaro. Questa non è una prova muscolare ma un segno di attenzione per chi garantisce la sicurezza del Paese, ha sottolineato il capo dello Stato, aggiungendo come la festa della Repubblica sia soprattutto un monito alla politica. Vigilerò, ha detto, perché i partiti non scivolino nell'inconcludenza. E a proposito di Presidente della Repubblica, adesso nel dibattito sulle riforme è entrato anche il tema del presidenzialismo lanciato ieri dalle parole di letta raccolto oggi dal centrodestra. L'elezione diretta del capo dello Stato ce la faremo, scommette Alfano a margine della parata più che sobria del 2 giugno. Adesso io penso che potremo riuscirci perché anche da parte del Partito Democratico si stanno aprendo dei significativi spiragli. Nel centrodestra alleato genera ottimismo l'apertura di Enrico Letta, quello che per buona parte del PD è ancora un tabù, ovvero la svolta presidenzialista compiuta ieri a Trento, in concomitanza con la frustata del capo dello Stato ai partiti inconcludenti, quasi d'obbligo per il PDL che alla fine della passata legislatura aveva rilanciato il presidenzialismo proprio per far saltare il possibile accordo sulla legge elettorale. Andare a vedere le carte, non arroccarsi, specie dopo le parole nette di Napolitano e il pressing, crescendo, che arriva dall'area del centrosinistra decisa a difendere il bipolarismo e che oggi lancia appelli a favore del presidenzialismo dalle colonne del Corriere. Voi sperate ancora che Berlusconi possa diventare il capo dello sì. Stato eletto direttamente sì. dai cittadini, Noi ci nonostante tutti Noi... i processi le sentenze che stanno. No noi, no, noi speriamo. Uh, scadenza, noi, noi, tifiamo, noi tifiamo per delle sentenze di assoluzione perché mm. eh, non vi è dubbio che Berlusconi è il soggetto è più uh, perseguitato nella storia della politica, credo. Ma come di come potrebbe il mondo. essere un capo dello Stato se fosse, per esempio, ma, ma eh, ma noi persona diciamo, È evidente che le cose Rubin. si escluderebbero. Noi escludiamo mm. che si arrivi a una sentenza di condanna. Eppure è proprio questa l'ipotesi che spaventa il PD che rianima il fronte proporzionalista da una parte e la sinistra. Vedi di Rosi Bindi, che imbraccia la difesa del parlamentarismo e la Costituzione nella forma attuale, dall'altra. L'impressione è quella di una partita a poker dalla posta sempre più alta, a dispetto di Napolitano, che esorta ad evitare il solito pretesto della dialettica politica per giustificare opposte forzature e rigidità che vanificano il tentativo riformatore. Il Quirinale ha promesso vigilanza e indicato una data per verificare la possibilità delle riforme, il prossimo 2 giugno che in molti interpretano come uno spartiacque per il governo. Beh. Credo che il presidente De voglia tracciare la durata del governo per un anno, non è, non è questa l'interpretazione mm. che diamo noi. Alla fine è comunque sempre la questione della durata del governo letta a invadere il campo delle trattative su qualunque tema o provvedimento. Le riforme, a cominciare dalla legge elettorale che in Parlamento con le mozioni e nelle parole oggi di Gasparri si vuole subordinare alla revisione della forma dello Stato, incrociano gli sviluppi dei processi di Berlusconi, gli attesi pronunciamenti della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento che potrebbe aprire o chiudere la strada alla condanna definitiva del cavaliere nel processo Mediaset. E in area PD non ci sono solo le riforme elettorali ad agitare le acque, c'è anche l'ultima intervista di Matteo Renzi. Vediamo. Mi candido segretario se il PD decide di vincere. Matteo Renzi spiega la sua strategia in vista del congresso d'autunno in un'intervista al giornale. Il sindaco di Firenze lascia in sospeso i tanti che gli chiedono di scendere in campo per la leadership del partito. Dipende da cosa vuol fare il PD: farà un congresso serio o no? Accetterà la sfida del cambiamento e della novità o no? Renzi continua la sua analisi. La domanda che faccio io al PD è: ha capito di aver perso le elezioni di febbraio e ha voglia di provare a vincere le prossime? In questo senso, il giudizio di Renzi sull'ex segretario che lo ha sconfitto alle primarie Bersani è impietoso. È stato il centro-sinistra a rilanciare Berlusconi facendo il clamoroso errore di sottovalutare il giaguaro, sbagliando tutta la campagna elettorale dal punto di vista mediatico e politico. Una sconfitta che secondo Renzi non è stata ancora compresa in pieno dal partito. Dalla nuova centralità di Berlusconi al governo dell'Argentese, guidato dal democratico Enrico Letta, che sembra minacciato soprattutto dal sindaco di Firenze, che nega. Non tramo contro Letta, che ha tutte le caratteristiche istituzionali, politiche e personali per governare. E io faccio il tifo per lui, assicura Renzi. Se dico che il governo non deve vivacchiare, non lo sto attaccando, ma dico una banalità che pensano tutti. Renzi respinge le accuse di lavorare ai fianchi del governo, come ad esempio nella partita delle riforme. Quella mozione Giachetti sul ritorno alla legge elettorale precedente presentata mercoledì scorso alla Camera è vissuta come uno strappo nel PD e nel governo. La riforma della legge elettorale è centrale e prioritaria, va fatta subito, spiega Renzi, che fa capire che la sua azione di critica nei confronti del governo continuerà ma alla luce del sole. Se ho qualcosa da dire, lo dico in faccia. Ma nel PD, in molti, credono che l'obiettivo del sindaco sia un altro. Le sue punzecchiature rischiano di danneggiare tutti, dice Giuseppe Fioroni. Se non vuole provocare casini, ha la possibilità di evitarli, a meno che non voglia trasmettere segnali diversi. E Beppe Grillo dalla Sicilia torna ad attaccare il governo Letta, accusato di fare soltanto proclami per il Movimento 5 Stelle. Il suo leader rivendica Copa, sire commissione Vigilanza Rai. Il governo fa solo proclami e si balocca con il presidenzialismo, la legge elettorale che verrà sotto gli occhi vigili di Napolitano, la presa per il culo del falso taglio al finanziamento dei partiti, la legge per eliminare il Movimento 5 Stelle dal Parlamento, la nuova Costituente ed altre amenità. È l'ultima, in ordine di tempo, uscita di Beppe Grillo, il quale ricorda una volta di più che l'Italia è al collasso come un cammello debilitato e gli italiani ignari lo verranno a sapere in prima serata, dopo la pubblicità e prima degli elicotteri. Così sul suo blog, fisicamente invece il capo, il portavoce dei portavoci, è di nuovo in Sicilia, di nuovo in campagna elettorale, ma stavolta l'onda dello tsunami per Beppe Grillo non c'è, c'è semmai la risacca provocata dai risultati del primo turno, una risacca che ha fatto diventare il Movimento 5 Stelle il bersaglio preferito dei commentatori e se dentro si discute, si ragiona su come ricompattarsi, su cosa fare con i cosiddetti disobbedienti 4-5 come ha detto lo stesso Grillo o qualcuno di più. Fuori lui continua ad assestare i suoi fendenti. Contro il postribolo dei partiti, contro la legge truffa e sul loro finanziamento, che sembra già in crisi, contro soprattutto i nemici di sempre. I giornalisti, quelli italiani per la precisione, Gabanelli compresa, accusata di aver attaccato l'Italia dei valori e il movimento, ma non il PD. Ci ricorderemo di voi, cari signori, Ballarò, ci ricorderemo di te caro Ballarò, ci ricorderemo di Piazza Pulita, ci ricorderemo perché ora sembra davvero più che mai la DEA, comunicazione, croce e delizia, o anche alibi e spiegazione, evidentemente anche per Grillo e Casaleggio, occupare il posto centrale nel che fare in casa 5 Stelle. Come rispondere a quella che viene considerata una campagna contro? Assumere un diverso atteggiamento nei confronti dei tanto vituperati Tocciò, dimenticando magari che alle squadre le politiche erano arrivati senza di essi, disciplinare con maggior cura la fuga delle notizie interne, forzare o mediare con i propri deputati e senatori. Sotto tutto, la battaglia prossima avventura del movimento, quella per la presidenza delle commissioni spettanti per prassi all'opposizione ed in particolare la più calda, la più comunicativa di tutte, quella per la commissione vigilanza RAI. Faremo una battaglia all'ultimo sangue perché alla vigilanza RAI ci vuole andare io. E non c'è giorno che non porta i suoi dati allarmanti sul fronte dell'occupazione, dopo quelli di ieri forniti dalla CGL, arrivano quelli di oggi a parlare è la CISL. Sarà anche il 2 giugno, ma c'è poco da festeggiare, l'Italia rischia davvero di diventare una repubblica fondata sul non lavoro. Raffaele Bonanni commentando i numeri del rapporto sull'industria della sua, CISL, dispunti per guardare positivo ne ha pochi. Dopo i 674.000 posti di lavoro persi in cinque anni quest'anno per il secondo sindacato nazionale sarebbero a rischio altri 123.000 stipendi. Guardando indietro, fino al 2008 l'industria, con meno 415.000 occupati, ha perso l'8,3% degli addetti. Le costruzioni con meno 259.000 occupati hanno perso il 13,2% di posti. Ma anche in aree, per così dire, protette, si annunciano esuberi. 7.500 tra i dipendenti di ministeri, all'Enel 4.000, oltre 3.000 alle poste, 2.500 alla Meccanica Selex. E nel settore bancario, dopo i 20.000 posti di lavoro già persi, altri 20.000 sarebbero in bilico da qui al 2017. Tutto questo tradotto in PIL vuol dire che dall'inizio della crisi il paese ha ceduto il 6% del suo prodotto interno lordo. Occorre allora, per Bonanni, uno shock fiscale che dimezzi le tasse e faccia risollevare i salari, benzina della ripresa economica. Direzione che sembra voler prendere il governo Letta con le misure antidisoccupazione annunciate. Il senso sarebbe quello di far trovare un posto soprattutto ai giovani e così il taglio alle tasse sul lavoro, la riduzione del famigerato cuneo fiscale dovrebbe premiare chi assume personale sotto i 25 anni. Alla fine del mese, Letta nel Consiglio europeo porterà la proposta di anticipare al 2014 il programma comunitario di sostegno ai giovani. Sono 6 miliardi per i 27 paesi membri, 500 milioni per l'Italia, andrebbero spesi in 7 anni, ma l'allarme crisi impone una cura immediata. Sono soldi però destinati alla formazione, per la detassazione del lavoro che dovrebbe creare almeno 100.000 posti per i giovani, toccherà cercare nei fondi del bilancio e scegliere tra uno stop all'aumento dell'IVA a luglio e il reperimento di nuove risorse. Almeno mezzo miliardo. Nell'ipotesi allo studio, gli sgravi fiscali riguarderanno soprattutto le assunzioni a tempo determinato, ma in cambio i sindacati dovranno accettare maggiore flessibilità dei contratti a termine. La cosiddetta staffetta generazionale si va poi definendo. Il meccanismo prevederebbe in sostanza un posto diviso in due part-time. Per il lavoratore giovane sarebbe un primo stipendio, mentre al lavoratore anziano non verrebbero ridotti i contributi previdenziali. Ed il 2 giugno è anche festa tradizionalmente legata alle forze armate. Sono buone le notizie che vengono da Imola, dove è ricoverato il brigadiere Gian Grande, ferito in una sparatoria davanti Palazzo Chigi il 28 aprile scorso. La ripresa di Giuseppe Gian Grande, il carabiniere gravemente ferito nella sparatoria di Palazzo Chigi il giorno del giuramento del nuovo governo. Dall'ospedale di Montecatone, Imola dove è ricoverato da una ventina di giorni, arrivano notizie più che incoraggianti sul suo stato di salute e sulla sua ripresa fisica. Condizioni soddisfacenti dicono i bollettini medici, miglioramento nei riflessi alle gambe, ma quello che colpisce è la sua volontà di farcela, coraggio e determinazione a riprendersi tutta la sua vita che quella mattina della domenica del 28 aprile ha rischiato di perdere sull'asfalto davanti ai palazzi del potere colpito da una pallottola al midollo. In un reportage sul messaggero si racconta la sua giornata. Il brigadiere mangia con appetito, parla, discute, vuole sapere, guarda la televisione, controlla la posta su Facebook e ha preteso di essere seduto su una sedia quando viene qualcuno a trovarlo per incrociare lo sguardo alla stessa altezza. Voglio tornare a correre e spero proprio di farcela, ha detto a Martina. La figlia di 23 anni, che dal giorno del ferimento non ha smesso di stargli accanto. Al carabiniere arrivano i segni di una solidarietà dal basso, non solo quella dei suoi colleghi. Arrivano regali, magliette e disegni di quello che è accaduto il giorno della sparatoria, non vuole parlare ma chiede del processo. Quando si farà il processo all'attentatore? Luigi Preiti, finito in carcere. Resta sempre molto alta la tensione in Turchia dopo le manifestazioni di protesta di ieri contro la linea del governo Erdogan. Tayyip dimettiti, gridavano i dimostranti la notte scorsa nelle strade della Turchia. Tayyip Erdogan dal 2002 è il primo ministro ed è lui il vero obiettivo di queste manifestazioni di piazza. Cominciate venerdì del tutto pacificamente come protesta contro il progetto di eliminare una delle poche aree verdi di Istanbul. Ma era chiaro che il parco era solo un pretesto per far venire a galla la rabbia di chi non sopporta più politiche troppo filoreligiose e troppo autoritarie dell'HPP, il partito di Erdogan. La notte scorsa, oltre ai mattoni trasformati in proiettili, i manifestanti hanno usato anche bottiglie di birra depositate sui marciapiedi contro i provvedimenti del governo per limitare il consumo di bevande alcoliche. Erdogan ha dovuto ammettere che la polizia ha esagerato nella risposta alle proteste, il suo vice addirittura ha sconfessato l'intervento delle forze dell'ordine e un tribunale ha bloccato il progetto di cancellare il parco. Le immagini parlano da sole, gli idranti, i gas lacrimogeni lanciati anche con gli elicotteri, almeno quattro persone avrebbero perso la vista. Il bilancio è pesante. Per il ministero dell'Interno sono state arrestate circa 900 persone, alcune già rilasciate, ma molte altre finiranno sotto processo. I feriti sarebbero un'ottantina, di cui una trentina gli agenti. Secondo Amnesty International, invece, ci sono due morti. Notizia non confermata ufficialmente, ma a giudicare dalla scena che vi mostriamo, tutt'altro che inverosimile. Vedete la violenza con cui la camionetta della polizia travolge le barricate della folla e il ragazzo che aveva cercato rifugio. Le manifestazioni ieri si sono estese alla capitale Ankara e a molte altre città. C'è già chi parla di una primavera turca e paragona piazza Taksim, che qui vediamo stamattina all'alba semi vuota, alla piazza Tahrir del Cairo, da dove cominciò la caduta di Osni Mubarak. Ma la Turchia non è l'Egitto, è un paese dove l'HP ha conquistato il potere attraverso tre elezioni, le ultime addirittura con una maggioranza di oltre il 50%. Così Erdogan può sostenere che quelli che sono scesi in piazza in realtà rappresentino la minoranza del paese. Paese che l'anno prossimo andrà alle elezioni e potrà quindi decidere del proprio futuro. Ma qualcuno già dice che ad Ankara e Istanbul tiri addirittura aria di rivoluzione. E dalla Turchia alla Siria con l'appello di Papa Francesco per la liberazione degli ostaggi. Desidero assicurare la mia preghiera e la mia solidarietà per le persone rapite e per i loro familiari e faccio appello all'umanità dei sequestratori affinché liberino le vittime. Preghiamo sempre per nostra amata Siria. La preghiera di Papa Francesco è anche per i due vescovi ortodossi finiti nell'elenco delle persone rapite in Siria e per Domenico Quirico, inviato del quotidiano La Stampa, scomparso ormai da cinquanta giorni in Siria, per il quale ieri le figlie hanno lanciato un appello pubblico. Il pontefice, che questa mattina ha celebrato una messa con i feriti e i parenti delle vittime delle missioni italiane di pace, al termine dell'Angelus ha spiegato come sempre viva e sofferta sia la preoccupazione per il persistere del conflitto siriano, che ormai da più di due anni infiamma quel paese e colpisce soprattutto la popolazione inerme, che aspira ad una pace nella giustizia e nella comprensione. Purtroppo, però, le notizie che arrivano dal Medio Oriente sono tutt'altro che rassicuranti. Il conflitto ha ormai oltrepassato i confini tra Siria e Libano. Stanotte, secondo fonti della sicurezza libanese, i ribelli siriani avrebbero attaccato il villaggio libanese di Baalbek, considerato una roccaforte dei guerriglieri sciiti Hezbollah. I ribelli li accusano di essersi schierati al fianco delle forze fedeli ad Assad nella durissima battaglia in corso nella città siriana di Qusayr. I ribelli però avrebbero avuto la peggio, perdendo 14 uomini nel corso della rappresaglia. A Cusair intanto ben sette raid aerei, secondo gli attivisti antiregime, avrebbero colpito alcuni quartieri residenziali provocando dozzine di vittime. Andiamo adesso ad Oklahoma City, il giorno dopo il nuovo tornado. Sembra un paesaggio da day after. Ecco come si presenta la periferia di Oklahoma City, mid-west degli Stati Uniti, il giorno dopo il passaggio dell'ultimo tornado. A ben guardare le carte meno devastanti degli ultimi, come intensità e durata, ma capace comunque di seminare morte e distruzione per chilometri. Le vittime accertate sono 14, tra cui due bambini, oltre a un centinaio di feriti, alcuni dei quali molto gravi. Sono stati spazzati via quasi tutti mentre cercavano riparo dalla furia dell'aereo perché bloccati dentro le automobili catapultate. La maggior parte dei corpi, spiega infatti lo sceriffo della contea, è stato estratto dalle macchine distrutte. Per questo è importante, dopo l'allarme, cercare subito un riparo sicuro. Ma spesso è il tempo che manca. Dalla comunicazione di allerta passano in genere pochissimi minuti prima che il tornado si abbatta a terra distruggendo tutto. E spesso anche le abitazioni negli Stati Uniti, quasi sempre di legno, sono inadeguate a resistere. Qui siamo a Hearth City, in Missouri, colpita dal tornado nelle ore successive rispetto a Oklahoma City. In tutto il Midwest sono infatti quasi 200.000 le abitazioni ancora senza energia elettrica, il che significa niente luce, ma anche niente frigorifero, macchina da cucina, acqua calda. Case dunque invivibili, circondate da strade ancora allagate. E mentre i tornado proseguono il loro cammino con un'intensità ridotta verso Arkansas, Kentucky e Tennessee, qualcuno prova a tornare alla normalità. Tantissime star, tante donne a Londra per un concerto contro la violenza nei confronti delle donne tra le tante star c'era anche lei Laura Pausini, la cantante italiana più famosa fuori dai confini nazionali. Laura, madre da pochi mesi, è venuta come molte altre star allo stadio di Twickenham di Londra per dar voce alle bambine e alle donne che nel mondo nessuno ascolta. Penso al futuro di mia figlia, alla sua educazione", ha detto Laura, "e vorrei che un futuro così fosse alla portata di tutte. Per le bambine, la loro educazione e la loro possibilità di una vita lontana dalla violenza sono accorsi al Tempio del Rugby artisti di prima grandezza, da Beyoncé a Jennifer Lopez, da Florence and the Machine a Mary J. Blige. Tutte orgogliose e fiere di partecipare al Sound for Change, serata di musica e beneficenza. È stata una sorta di live aid al femminile che ha registrato il tutto esaurito e portato in cassa oltre 3 milioni di euro. Tutti i soldi che andranno alle organizzazioni che lavorano per le bambine e le donne, la loro salute, l'istruzione, la giustizia, soprattutto contro la violenza. Una parata di star della musica al femminile, anche se non sono mancati gli uomini come Simon LeBond e John Legend, e i videomessaggi di personaggi come il principe Harry e Desmond Tutu. Le star hanno regalato quattro ore di musica ad alto livello e balli scatenati. Beyoncé, fasciata in un costumino che ne evidenziava le grazie e rivendicava il diritto di essere bella senza per questo dover rischiare violenza, si è esibita anche col marito Jay-Z. Dal vivo, anche se senza cantare, invece è arrivato l'appello di Madonna. Non ci sto a urlato, riferendosi a soprusi e violenze sulle donne. Per loro, le indifese prive di educazione e consapevolezza, la cantante ha annunciato la sua personale rivoluzione. What when we girls? Calciomercato oggi probabile giorno decisivo per Allegri. La lunga trattativa tra il Milan e il suo allenatore Massimiliano Allegri è arrivata all'ultimo atto. Stasera, infatti, il vertice in programma ad Arcole tra Gagliani, Berlusconi e il tecnico dovrebbe sciogliere tutti i dubbi. Alla fine sarà probabilmente un compromesso a mettere tutti d'accordo. Sul tavolo c'è infatti l'ipotesi di un altro anno in panchina per Allegri, che arriverebbe così alla scadenza originaria del contratto. Questo epilogo farebbe slittare di un anno la rivoluzione societaria con più poteri a Barbara Berlusconi e inserimento di Paolo Maldini nei quadri dirigenziali e, ovviamente, un nuovo allenatore. Dunque si va verso la conferma, anche se ieri Galliani si è fatto scappare una frase che sembrava aprire a Sedorf, molto apprezzato dal presidente, meno dalla squadra. Non sempre è necessaria la gavetta prima di allenare, ha detto l'amministratore delegato del Milan, riferendosi probabilmente al centrocampista olandese, che attualmente al Botafogo in Brasile guadagna la bellezza di 3 milioni e 700 mila euro l'anno. Difficile che Sedorf possa accontentarsi di un ingaggio inferiore in veste di allenatore. E proprio queste cifre avrebbero contribuito a raffreddare la trattativa col cavallo. A dir poco irritata da questi sviluppi la Roma, un biennale da 7 milioni netti più i premi non è bastato a convincere Allegri a dar corso al nuovo progetto giallorosso. Per Baldini e Sabatini, ieri nuovamente contestati a Trigoria, adesso non sarà facile scegliere un'altra guida tecnica. Per il momento soltanto frettolosi sondaggi con Bielsa, Mancini, Raikard, Donadoni e l'ex Di Francesco. Alla Roma servirà comunque qualcuno di grande impatto mediatico, tipo Mourinho, che dopo una stagione fallimentare ieri è stato fischiato dal pubblico del Real Madrid alla sua ultima apparizione in Spagna. Nonostante tutto lo Special One ha già in tasca un ricco contratto quadriennale da 47 milioni con il Chelsea. C'è chi invece ha vinto tutto e non ha ancora una panchina. Misteri del calcio, Jupp Heynckens, che ieri sera battendo lo Stoccarda col suo Bayern Monaco ha centrato il triplete, Champions League, Scudetto e Coppa di Germania, non ha ancora firmato per nessuno. Anche perché aveva promesso di voler smettere, ma il tedesco del suo futuro parlerà martedì e non è escluso un ritorno in Spagna, magari proprio al Real, con cui vinse una Champions. Pubblicità tra poco. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.